ciao a tutti e a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sì, sono come nell'altro video. E questo video, oddio, non lo so com'è la. In questo video vi farò vedere alcune cose che ho comprato. Se ci riuscirò, devo vedere con il montaggio, vi farò vedere anche un try on haul. Dipende appunto, poi lo vedete dal titolo quello che è successo. Allora, parto con quello che ho indosso perché è una cosa che mi sono comprata. Sono dei jeans. Sì, non fate caso qua che, vabbè, mi sono fatta male. Sono dei jeans normali, presi dai cinesi, la taglia 44, perché cioè, avevo provato pure la 42, però non mi, cioè, erano troppo corti. Cioè, io so alta e quindi erano troppo corti. La 44 sì, mi sta pure larga perché fanno le grinze, però vabbè, sti cavoli. E comunque l'ho pagati 10 euro. E questo è un coso. Comunque il dito, solo Ilaria può fare queste cose. Praticamente con le scarpe, quelle lì, come vi posso far capire? Quelle là bianche con i lacci tutti arcobaleno. Beh, mi hanno fatto male al piede, quindi ho, questo è il ditone, questo è l'indice, qui in mezzo al ditone ho un'ampolla d'acqua che mi sta facendo soffrire come un cavolo di cane. Poi va bene, chiusa parentesi. Allora, mi sono comprata una nuova matita sopracciglia perché l'altra, quella là che avevo preso dai cinesi, mi si sta finendo, è al massimo, l'italiano è al massimo, mi sta finendo, quindi ho comprato, cioè ho comprato, mia madre mi ha comprato questa qui di Deborah Milano, la 24 ore, matita sopracciglia tenuta estrema, 7,50 euro, mortacci loro. Questa qua, se mettesse a fuoco magari, vabbè, questa qua di 24 ore, colore nero, numero 289 per chi la volesse comprare. Se mettesse a fuoco, vabbè, la 289. E c'ha lo scovolino. C'ha lo scovolino. E come tutte le altre matite sopracciglia. Oddio, come tutte le altre matite sopracciglia. Quindi 7,50 euro, però mi sembra un po' esagerato per una cavolo di matita sopracciglia. Poi, sempre dagli stessi cinesi, sempre gli stessi jeans. Solo l'ho presi. Oh, oddio, questo è dietro. L'ho presi neri. Allora, sempre una 44, oddio, ok, sempre una 44 nera. Non sono proprio jeans, sono jeggings più che altro, però, boh, a me mi sembrano più comodi i jeggings. Poi mi comprerò pure un paio di jeans perché quelli miei si sono rotti. E sempre appunto 10,90 euro, non so se si vede qua. 10,90 euro e L44. Appunto, raga, qua davanti non ha le tasche, cioè non ha le tasche proprio. Invece qui dietro ha le tasche vere. Vabbè, scende giù tutto normale, tutto perfetto, tutto nero. E l'ho provato e mi sta, quindi bello. Poi metto sul letto. Poi, dallo stesso cinese, ho comprato queste scarpe. Perché appunto quelle là le ho buttate, quindi ho solo un altro paio di scarpe. Non posso stare con un paio di scarpe perché non è che posso mettere quelle bordeaux, quelle che vi ho fatto vedere nello scorso video haul che ho pubblicato da poco. E non mi posso mettere sempre quelle bordeaux anche perché non stanno bene con tutte. Quindi mi sono presa queste scarpe. Mi sono presa queste scarpe di Mimmasoga, 11,90 euro, taglia 38, misura 38. Perché taglia 38? Non lo so, cioè, voi capitemi, cioè, voi mi amate per questo. Queste sono fighissime, cioè, sono molto un po' più tipo tamarre, diciamo così. Sono queste qui. Cioè, a me mi piacciono, cioè, mi piacciono tanto, perché hanno questi inserti oro e sono tipo troppo fighe. Cioè, hanno rialzo della pianta rialzata, bianca, appunto, qua ci sono dei dettagli oro e i lacci sono neri. Sono le classiche modello di scarpe che io porto, perché io porto solo queste modello di scarpe, perché con i tacchi io proprio, io tutti i giorni, io sono una donna, donna, una femmina, una ragazza, che non, cioè, amo i tacchi, ma non me li posso mettere, cioè, capito? Come cavolo faccio a mettermeli? Sono alta 1,75 m, tra un po' 1,80 m, come cavolo faccio a mettermeli? Poi, l'ultima cosa,
dai cinesi sempre. Sì. Questo mascara trasparente, qua c'è scritto mascara volume. Però io lo uso per fissare le sopracciglia, non si vede niente perché è trasparente, tutto trasparente qua. E c'è scritto, è della Easy Paris. Easy Paris, non si vede niente. Vabbè. Comunque ragazzi, appunto, io vedo nel montaggio se riesco a mettervi anche le cose indossate. Cioè, solo il paio di jeans indossato perché poi l'altro come l'altro. E quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere con un bel pollice in su. Mi raccomando, commentate qui sotto se le cose che vi ho comprato vi piacciono. E noi ci vediamo al prossimo video, io vi mando un bacione enorme e alla prossima. Ciao!